Trenord, l'agenzia di trasporto ferroviario regionale, si prepara al 18 maggio, giorno in cui in Lombardia torneranno al lavoro 700.000 lavoratori, di cui 380.000 solo tra la città di Milano e provincia. Ieri, infatti, l'amministratore delegato Marco Piuri, in commissione regionale, ha dato i dettagli dell'offerta ferroviaria per le prossime settimane. Da lunedì ci sarà un aumento del 67% della flotta sulle linee regionali, che arriverà al 77% sulle linee più frequentate rispetto al 58% di queste prime due settimane di fase 2, per arrivare infine al 31 maggio al 100% del servizio. La preoccupazione tra i pendolari però rimane alta, in tanti infatti temono la data del 18, paura soprattutto per ritardi e affollamenti. È preoccupata per lunedì prossimo? Sì, abbastanza. C'è poca gente, ma i treni sono sempre in ritardo, anche se c'è poca gente. Per adesso non c'era nessuno, vediamo lunedì quando ricominceranno tutti i negozi. Per adesso non c'è nessuno. Di più rispetto ai giorni passati, sì, infatti sono un pochino preoccupata per lunedì, io sinceramente. Positiva invece è stata la percezione dei pendolari durante queste prime due settimane di fase 2. Com'era la situazione sul treno? Tanta gente, distanziamento? No, in realtà no, una persona ogni quattro sedili, quindi molto tranquilla. No, per il momento no, ancora abbastanza tranquillo. No, poco, poi la distanza è... Sì, poi la distanza è corretta. Tranquilla, c'è poca gente, si può viaggiare tranquillamente per ora. Si aspetterà lunedì per vedere come sarà. Anche se in molti hanno dovuto riorganizzarsi con gli orari. Si è dovuta riorganizzare con gli orari? Sì, assolutamente. Anche perché ho già cambiato gli orari per non andare al lavoro agli orari di punta. E quindi non so. Secondo me sta aumentando la gente, quindi sicuramente inizierà ad esserci più persone. Soprattutto in metro e in giro per Milano già si vede la differenza.